Cala il sipario sul Torino Film Festival. Gli amanti della settima arte dovranno aspettare un altro anno per la rassegna cinematografica targata Mole. Nel frattempo, il pubblico torinese quest'anno si è goduto un festival nuovo e aperto a tutti. Nella settimana dal 22 al 30 novembre sono state proiettate 185 pellicole tra anteprime internazionali, documentari e produzioni italiane, tutte curate e scelte dall'occhio esperto del nuovo direttore artistico, il regista Paolo Virzì. Ringrazio davvero la città di Torino di avermi dato questa la possibilità di vivere un'esperienza straordinaria come insomma dirigere questo festival così bello e così vivo. La magia di Torino e la passione del pubblico verso questa rassegna hanno stupito il direttore e i registi che hanno preso parte alla manifestazione. È stato stupendo essere qui al Torino Film Festival, perché Torino è una città magnifica, questo festival c'ha un pubblico appassionato che fa le file, e insomma è stata la prima di questo documentario, è stato un lavoro molto difficile, ma sono veramente felice. Mi è sembrata molto partecipata, tutte le proiezioni erano alla sala quasi piena, bellissime domande, un bellissimo Q&A, un pubblico molto caloroso, e mi è sembrata che tutti i film che erano in concorso erano di ottima qualità. È il caso di dire buona la prima. Il primo festival sotto la direzione del regista livornese ha registrato un aumento del 30% sugli incassi rispetto all'edizione scorsa e ha riscosso un'ottima opinione da parte della critica sulla qualità dei film proposti. Tra questi spicca il lungometraggio del filmmaker messicano Fernando Emke, Club Sandwich, vincitore del premio della giuria internazionale. Grazie alla città di Torino, è una città che respira cine, e è molto bonito vedere le sale piene e avere l'opportunità di entrare con questa grande orchestra. Hacen del cine una gran fiesta. L'organizzazione del TFF ha voluto a sua volta premiare l'impegno di Virzì, concedendogli una particolare onorificenza. Come direttore del festival, noi l'abbiamo selezionato anche perché diventi il nostro direttore, gli consegniamo quindi il premio speciale della Banda Cadabra, che è la bacchetta da direttore.